grazie per l'invito. Perdonatemi se faccio un attimo un breve passo indietro per arrivare subito alle nostre questioni, alle questioni poste dal Presidente di Coghella, dallo spirito di questo incontro. Allora, noi abbiamo un problema. In questo Paese, prima ancora di poter perseguire un interesse nazionale, è diventato difficilissimo definire un interesse. In prima battuta, questa è un'eredità della tragica esperienza fascista, bisogna dirci, che ha da una parte definito e perseguito in maniera del tutto avventurista l'interesse nazionale, immaginando una politica dell'Italia come potenza preponderante che non aveva le basi materiali, dei valori su cui io non condivido ovviamente, non aveva le basi materiali per attuarsi, e contemporaneamente li ha perseguiti in maniera opportunista, inaugurando le politiche di alleanza con alleati più forti che ti legano completamente le mani. Per alcuni studiosi di diplomazia internazionale, i due momenti in cui l'Italia ha maggiormente rinunciato a una politica estera autonoma sono stati, primo, il patto con Hitler e secondo Maastricht. Quindi, diciamo, da questo punto di vista c'è una strana e non detta continuità con la subalternità del regime fascista. Comunque, a parte queste piccole osservazioni, dopo quell'esperienza è diventato difficile definire l'interesse nazionale, e la scorciatoia è stata quella di identificarlo con l'interesse delle istituzioni sovranazionali nelle quali via via il nostro paese andava identificandosi, e quindi inevitabilmente col partner più forte di quelle istituzioni. Per decenni Stati Uniti d'America, ora la coppia insicura Stati Uniti-Germania. La questione è andata peggiorando sensibilmente nel tempo. Infatti, nell'epoca bipolare, quella dello scontro e della guerra fredda, USA-URSS, rimaneva comunque, essendo gli schieramenti saldi e definiti, rimaneva un certo margine di autonomia che ci ha consentito di definire almeno implicitamente un certo livello di interesse nazionale. Abbiamo provato a definirlo in maniera alta. Chi l'ha fatta è morto, ricordate. Dopo questa cosa però c'è stata un'altra possibilità, non più strategica né tattica, ma è stata quella di riconoscere e far riconoscere che il nostro paese non poteva non porsi un problema di sicurezza all'interno del Mediterraneo, e quindi non poteva avere una politica univocamente filo-israeliana, e doveva lavorare di equilibrio fra i due poli, alle volte con sospetti di filo-arabismo. Cosa che ci è stata realisticamente concessa, ma a quel tempo si poteva tenere la catena un pochino più larga. Quindi abbiamo le politiche di Fanfani, più parlate che reali, abbiamo però Andreotti, abbiamo tutti questi episodi che chi ha i miei pochi capelli, diciamo così, ricorda. Finendo il mondo bipolare, inizia il fenomeno della rinazionalizzazione della politica, quella che viene chiamata la diffusione di potenza. Aumentano i centri tendenzialmente indipendenti di potenza, anche se in una prima fase sotto la forma della globalizzazione, che in realtà però era una modalità di esercizio della forza da parte delle nazioni più rilevanti. E quindi abbiamo una serie di tradizioni che emergono, e abbiamo una situazione per l'Italia assolutamente contraddittoria. Perché da una parte, nel momento in cui la politica si rinazionalizza, diventa ancora più necessario definire un interesse nazionale, ovviamente per mediarlo con gli interessi altrui, qui nessuno presuppone definire un interesse da imporre, ma per mediare devi sapere quali sono i tuoi interessi, se no come negoziatore lo sa qualunque negoziante, voglio dire con tutto il rispetto, questa è la BC dei rapporti economici, no? E sarebbe stato ancora più necessario definirlo, da una parte. Dall'altra, il fatto che il sistema bipolare sia andato in crisi ha reso più sensibile i nostri alleati più forti ad ogni e qualunque scatto di autonomia nostra. Contemporaneamente, all'interno della classe politica si è consumata, diciamo così, la macchina che ha prodotto la distruzione di qualunque possibile ricambio strategico effettivo, perché col crollo del bipolarismo, dell'opposizione internazionale tra comunismo, tra sedicente comunismo e sedicente mondo libero, si sono accelerati, rotti i residui argini al trasformismo del Partito Comunista Italiano, che quindi non ha trovato di meglio che sostituire la Democrazia Cristiana occupando il suo stesso posto atlantista, ed anzi, salvo scarti rari e occasionali, essendo più realista del re e più atlantista della Democrazia Cristiana.
Da quel momento è iniziato il processo per il quale questo paese non ha semplicemente agito sulla scena internazionale e diciamo non conformemente ai propri interessi nazionali o comunque per gli interessi nazionali altrui. Abbiamo cominciato finalmente ad agire contro i nostri stessi interessi in maniera quasi sistematica, e cioè siamo riusciti a favorire tutte le politiche che hanno rotto gli equilibri e la stabilità del nostro bacino di interesse dalla zona balcanica fino al Nord Africa. Un vero e proprio capolavoro dal punto di vista della politica internazionale. L'esperienza libica è soltanto la più evidente, vorrei dire l'ultimo anello, ma non è così, ma è quella che ha fatto emergere con chiarezza l'incapacità della nostra classe dirigente di entrambi gli schieramenti. Incapacità. Ho detto incapacità, ma in realtà non si tratta solo di questo, anche di questo. Poi cercherò di spiegare quelli che secondo me sono i motivi di una, anche a livello forte di incapacità ad affrontare le questioni internazionali. Più che incapacità, direi vecchia astuzia, non so, machiavelliana no, neanche guicciardiniana, forse un po' Castiglione, insomma, il cortigiano, in questo può darci lezione. Io penso che se noi abbiamo questa grande difficoltà, ripeto, prima ancora che a perseguire, a definire un interesse nazionale, è perché l'omessa definizione dell'interesse nazionale è diventata via via un comodo metodo di governo. Perché non definendo l'interesse nazionale nessuno ti potrà mai dire ah ma tu stai tradendo l'interesse nazionale, ah ma tu non lo stai perseguendo come dovresti, e puoi sempre comunque allargando le braccia dire guardate, noi faremo anche qualcosa di diverso, siamo dentro le istituzioni sovranazionali che vogliono questo, noi chi siamo per tirarci indietro? Questo è un metodo di governo, ma purtroppo è anche un metodo di opposizione, lasciatelo dire da uno che nell'opposizione più radicale c'è stato e c'è di fatto da anni, perché è un modo che, come dire, ti impedisce di porti i problemi della politica estera e quindi dello Stato, ti libera da questo problema e in ogni caso ti fornisce delle credenziali da esibire al momento agli Stati Uniti o alla Germania. Questa è la situazione. E c'è da capire che si usi questa astuzia come metodo di governo, perché in realtà, a mio parere, la sola definizione degli interessi nazionali è tale, o sarebbe tale, da imporci un mutamento di collocazione che nessuno vuole o è in grado di gestire. E qui, ora è chiaro, non possiamo raccontarci storie, qui ci sono persone di estrazioni diverse, è chiaro che si può dialogare solo se si riconosce una differenza di percorso e una differenza di interessi di base. È chiaro che qualunque classe e qualunque diverso ceto politico declina l'interesse nazionale in un modo diverso, però intendo qui per interesse nazionale quel nodo di problemi che qualunque classe e qualunque ceto politico deve per forza risolvere se vuole in qualche modo affrontare seriamente i problemi del paese. Allora io mi provo qui a ragionare con voi, perché partiamo da un livello abbastanza, insomma, di difficoltà. Devo dire, se un'intera classe politica, un'intera cultura nazionale non è in grado di definire o sceglie di non definire, non costruisce le accademie, le scuole di pensiero, l'abitudine a ragionare in termini nazionali, è chiaro che per noi è una strada in salita nella quale commetteremo errori, imprecisioni e cose del genere, però dobbiamo avere il coraggio di cominciare. Allora io mi limito a elencare alcuni temi che prendono le mosse dal riconoscimento che viviamo in un contesto di turbolenza mondiale, di grande, latente ed effettivo scontro economico e geopolitico. Non siamo nel momento di una momentanea crisi della globalizzazione, ma siamo all'interno dell'esplosione dei conflitti che quel tipo di globalizzazione ha prodotto e che fanno sì che la globalizzazione stessa oggi sia diventata più una forma di conflitto che una forma di connessione, diciamo così, del famoso mondo piatto e senza increspature che tanto piace al filosofo Antonio Negri. Allora, quali sono in questo contesto mondiale, economico e geopolitico, i nostri punti di interesse fondamentali, a mio parere? Il primo, sembra ovvio ma bisogna dirlo, perché qui tutte le ovvietà vanno ribadite, la pace, una politica di pace, una politica che eviti il più possibile il riprodursi di uno scontro militare sul terreno europeo,
perché questa è una delle possibilità inscritte nelle strategie palesi dell'imperialismo americano. Scusate questo termine che forse a alcuni di voi non piacerà, ma di fatto questo è, e non si può neanche riferirsi a quelle che una volta al tempo del Partito Comunista si chiamavano le fodra, le forze oscure della reazione in agguato, cioè qualcuno che trama, no? Nel segreto. È palese, basta leggere i think tank, basta leggere i concetti strategici degli Stati Uniti d'America. Oggi il nemico è la Russia, domani sarà la Cina. E nello scontro politico, geopolitico, economico e militare, noi siamo il campo di battaglia prediletto, noi Europa. No? Quindi una politica di pace, che sia quantomeno una politica di terzietà fra i contendenti, terzietà sulla base della quale, come progetto politico, eventualmente propongo una ricostituzione dell'Unione Europea su basi politiche e non più sulle basi scelerate che noi conosciamo, questo a mio avviso è il primo degli interessi nazionali. Poi ne abbiamo un altro strettamente connesso a questo, che è quello di risolvere quello che per alcuni studiosi del problema è un elemento ineliminabile, una contraddizione ineliminabile della politica italiana, perché deriva da una situazione geografica. Noi viviamo un dissidio interno dal fatto di essere una penisola del nord Europa e quella che alcuni chiamano un'isola mediterranea, perché è separata dalle Alpi. Abbiamo quindi il problema di ragionare per trovare un modo ragionevole di mediare tra queste due diverse posizioni, perché lì si gioca gran parte del nostro. Ad esempio, viene spontaneo, è venuto spontaneo anche a me, ma vedo che viene spontaneo anche a persone che hanno molto più esperienza di me in questo campo, riferirsi al Mediterraneo come area, tra virgolette, se non sostitutiva, ma quantomeno integrativa dell'area europea, no? Come diciamo, luogo di alleanze politiche e di area economica. Però dobbiamo ragionare con calma e ponderare quello che facciamo. Perché se è vero che strategicamente questo è sicuramente uno spazio a noi congeniale, è anche vero che ce l'hanno distrutto, ce lo hanno volutamente distrutto. Quindi in questo momento, più che avere una strategia che si basi sull'apertura al Mediterraneo dal punto di vista economico, dobbiamo avere una strategia che metta in sicurezza quello che può mettere in sicurezza, favorendo la stabilizzazione degli interlocutori dell'area. Questo è il punto. E risolvendo, affrontando in questo contesto anche il problema delle migrazioni, rispetto al quale scontenterò sia l'una che l'altra delle due parti estreme, io credo che si possa ragionare solo combinando la regolarizzazione interna con la regolazione esterna. Altre soluzioni non ne vedo. Altra questione: la nostra economia sicuramente, è inutile che lo dica, è un'ovvietà, ha una forte connotazione export. Abbiamo però un problema che proprio in una fase di turbolenza economica e politica e geopolitica mondiale, noi non possiamo affidarci né esclusivamente all'export e nemmeno all'export verso una certa direzione. Quindi abbiamo un problema di differenziazione, che è quello intanto di cominciare ad allargare anche il mercato interno, che presuppone ovviamente un mutamento di politica economica non indifferente, e il secondo è quello di orientarci non soltanto verso gli Stati Uniti e la Germania, che restano, se non sbaglio, i nostri partner d'elezione, ma cominciare a ragionare su altre possibilità che sono quelle che vengono da est, via dell'assenza, Russia, eccetera. Tutto questo in un contesto che deve vederci costruire un'area, o forse è meglio dire delle direttrici, sufficientemente aperte per rispondere alle caratteristiche della nostra economia, ma anche sufficientemente chiuse al mercato, cioè alla libera circolazione dei capitali, che è il presupposto per evitare qualunque tipo di politica di stampo distributivo popolare. Quella cosa che, questa è una cosa che diceva Fassina quando, come dire, non aveva ancora deciso di dimenticare quello che pensava, una cosa, un'area economica chiusa, per intenderci, come avrebbe potuto essere l'Europa se, e che in realtà non è stato così. Altra questione, all'interno di questo concetto, di questa situazione, altro interesse nazionale che li riassomma forse tutti è il mantenimento dell'unità nazionale stessa, perché questa unità nazionale è condizione per un determinato sviluppo del mercato interno ed è condizione
per evitare di essere spaccati, di seguire cioè questa contraddizione tra il nord e il Mediterraneo e non costituire più un'entità politico-economica di un certo peso, ma un insieme di territori della cui subalternità tutti dobbiamo essere sicuri. Allora, nessuno di questi punti, a mio modesto parere, è perseguibile all'interno delle coordinate attuali e delle alleanze attuali di questo paese. Questo ce lo dobbiamo dire con semplicità. Dopodiché, le strategie e le tattiche per muoversi in questo contesto devono sicuramente essere dettate da prudenza e realismo, ma una valutazione della situazione deve essere fatta in maniera oggettiva. Allora, prudenza e realismo che sono suggeriti anche dal fatto che all'affrontare seriamente e in maniera positiva questi problemi, noi ci troviamo di fronte due ostacoli di grossa e di grosso momento, sia un ostacolo oggettivo che un ostacolo soggettivo. E come dicono gli oratori di un tempo, vado a chiudere su questo. Allora, noi ci troveremo, io ritengo, ci sono un numero di limes su questo, ma qualcuno ci ragionava già da tempo, credo che non sia una puntata editoriale, ritengo che stiano maturando le condizioni, che avranno i loro tempi di sviluppo, di un conflitto serio tra Stati Uniti e Germania. Lo dico perché le posizioni, tra virgolette, nazionaliste degli Stati Uniti non sono soltanto dovute a Trump e le posizioni di politica di potenza della Germania non sono ascrivibili soltanto alla AfD. All'AfD, diciamo la destra estrema, quella che ha recentemente ottenuto un brillante risultato alle elezioni. Esiste un debito degli Stati Uniti d'America profondissimo che costringe qualunque gruppo dirigente ad agire in qualche modo a tutela di questo debito stesso ed è tendenza a considerare la possibilità della politica di potenza da parte della Germania che è interna allo stesso entourage e gli stessi consiglieri della Merkel che continuano a considerare come prima scelta l'esercizio di un'egemonia attraverso le regole dell'Unione Europea, fatte come tutti qua sanno, a vantaggio della Germania stessa, ma che cominciano a considerare seriamente l'ipotesi di un ritorno alla politica di potenza diretta, tanto seriamente da suggerire, addirittura da avvertire, che se davvero vogliamo cambiare politica, dobbiamo capire che per noi sarà una svolta generale, ci dicono, cioè dobbiamo cambiare il personale politico-amministrativo del Ministero degli Esteri, perché tutta la cultura che è servita a gestire questa fase dell'egemonia soft, tra molte virgolette, deve cambiare. E questo, ripeto, non lo dice semplicemente l'AfD. Quindi questo è lo scenario. È chiaro che in questo scenario noi ci troviamo, altro che il gatto e la volpe, ci troviamo veramente tra l'incudine e il martello, presi per un conflitto tra lo stag alla dittatura geopolitica degli uni o stag alla dittatura geoeconomica degli altri, per dirlo in maniera imprecisa. Questo è un problema che ci dobbiamo porre. Il problema qual è? E chi se lo pone? E questo è il guaio. Perché per manovrare e avere la forza per manovrare in maniera seria, all'interno di questo scenario tutt'altro che fantasioso, avremo bisogno, per fare una battuta, insomma, di un Mattei gestito da un Cavour. E non basterebbero. Perché non basterebbero? Intanto perché non ce l'abbiamo. Uno, per avere una efficacia geopolitica è necessario avere una grossa e pesante industria e quindi, date le condizioni dell'Italia, rafforzare la presenza pubblica dell'economia. È vero che da un punto di vista strettamente economico il nostro modello, come si fa notare giustamente Alberto, che è sempre maledetto in analismo, in realtà dentro questo apparente analismo ci sono delle realtà molto dinamiche che vanno tutelate, ma anche è vero che come attore geopolitico una grande presenza industriale fa di più
di tante piccole ed efficaci presenze industriali. Quindi non abbiamo bisogno di quello. Impresa pubblica, banca pubblica, badate, secondo me, anche per orientare le esportazioni e per differenziare le esportazioni e i partner di esportazione, perché oggi il finanziamento all'esportazione viene fatto dal sistema bancario italiano, che è un sistema bancario che conosciamo e che predilige di fare gli investimenti nei settori sicuri, che sono quelli degli alleati storici, da dove noi invece, ripeto, abbiamo bisogno, e non per scelta che sono più simpatici Putin e i cinesi, ma proprio per, ripeto, interesse obiettivo alla differenziazione, noi abbiamo bisogno di muoverci anche verso altri canali, e questo solo un intervento finanziario pubblico lo può consentire. Quindi non abbiamo questo, non abbiamo una classe politica all'altezza, lasciamo perdere gli aneddoti, lasciamo perdere i discorsi su Roma Ladrona o sui ladri in generale, lasciamo perdere tutti questi discorsi qui. A parte questo, c'è un problema di fondo. Noi abbiamo una classe politica che nella maggior parte dei casi è formata e legittimata o su base regionale, questo vale per tutti, non soltanto per i partiti regionalisti, ma per tutti, o su base regionale, i motivi ve li lascio intuire, perché c'è una maggiore vicinanza agli interessi diretti, oppure su base sovranazionale, che rispondono a quello che viene deciso negli altri organismi sovranazionali e poi dei loro eventuali risultati elettorali o meno, non ne frega assolutamente niente, non rispondono né in un modo né nell'altro al popolo italiano. Una classe politica che in la maggioranza, diciamo, è composta o da regionalisti, per capirci, o da sovranazionalisti, non lo fa l'operazione che bisognerebbe fare. E poi c'è un altro aspetto, e concludo su questo, che però è l'aspetto che ci potrebbe forse aprire degli spazi. E per fare una politica come quella che in generale si vorrebbe da tutta l'area molto differenziata, che dalla lotta o dalla presa di posizione contro l'euro ha preso le mosse per ricostruire un pochino tutta un'immagine di presenza economica del paese diversa da quella che è stata imposta a volte anche con la nostra complicità o grazie alla nostra ignoranza, soprattutto per me, in questi anni. E per fare questa politica ci vuole una fortissima unità, perché seppur vero che tutto quello che noi proponiamo risponde a una certa razionalità economica, e se è pur vero che in punto razionalità economica a nessuno conviene affondare un paese come il nostro, perché questo comporterebbe una serie di conseguenze, è però anche vero che strozzarci a modo tale da costruire poi una reazione popolare, un'indignazione popolare contro questi avventuristi, si stava meglio quando si stava nell'euro, non ci vuole moltissimo. E allora bisogna costruire un'alleanza inedita, che non è tanto un'alleanza tra le forze politiche esistenti, è un programma politico che riesce a mettere insieme quei pezzi che sono stati divisi in maniera, secondo me, artificiosa. Io parlo soprattutto dei pezzi del lavoro, per un'estensione molto ampia, dando un'estensione molto ampia a questo tema, sono stati divisi in maniera artificiosa dalla artificiosa distinzione tra destra e sinistra che ha dominato in questi anni. Mi parla uno che ha la necessità della definizione di una sinistra, continua ancora a credere. Però il teatrino a cui abbiamo assistito questi anni, in questi anni ha diviso alcuni con interessi anche diversi tra di loro, che però possono essere composti, altri con interessi invece comuni, li ha divisi in una battaglia finta che ci impediva a tutti di fare la battaglia. Allora, noi abbiamo questo problema. Come facciamo? Allora, io penso che, e qui mi riallaccio a una cosa che diceva Enzo Buchetti, la fase storica, anche se non sembra, perché da un punto di vista soggettivo, lo possiamo dire tranquillamente, si fa una fatica enorme a parlare di queste cose dentro l'ambito da cui io provengo e a cui resto idealmente fedele, e Boghetta, che si muove più di me nella sinistra, soffre, diciamo così, più di me, ha le spalle più larghe, quindi anche se è vero che si fa una fatica fortissima, è anche vero però che ci sono dei dati di fondo che mi fanno dire che oggi, per la prima volta nella storia di questo paese, in maniera lineare, fatemi parlare come parlerei
ai miei compagni, diciamo, di biologia, gli interessi di classe e gli interessi nazionali possono convergere. Con un progetto tra forze distinte, tutto quello che si vuole, con momenti di scontro e tutto, però c'è questa possibilità. Bisogna capirla questa diffidenza, perché le due volte che in Italia si è battuto il tasto in maniera forte sugli interessi nazionali sono state tutte e due volte in cui i lavoratori sono stati o bastonati o fregati. Il primo, devo ricordare, qualcuno se lo ricorda ancora, e comunque nella memoria storica del paese questo c'è, è il fascismo. Lasciamo perdere tutta la discussione, perché oggi si insiste veramente sul carattere autoritario, sulle leggi razziali, per carità, no? Però c'è un altro piccolo particolare che tutti nascondono: il fascismo ha distrutto l'organizzazione dei lavoratori e invece ha assunto l'organizzazione autonoma dei padroni come consulente e facitore diretto della punto. Quindi è chiaro che l'interesse, di fronte alla parola interesse nazionale, una delle prime reazioni è quella. La seconda è l'euro. Quando, di fronte alla crisi degli anni 70, la soluzione di tutti, poi bisogna discutere se c'era la possibilità o meno di fare altro, però la soluzione immediata è questa: come gli interessi nazionali non vogliono, cominciamo a premiare. E da lì non abbiamo più smesso di tagliare. Ecco. Dato questo elemento, si capisce perché è difficile. È difficile, ma sono un dato di fatto. Oggi non si può fare una politica economica pro lavoro se non si esce dall'euro e se non si entra in uno spazio geoeconomico diverso. Questo è il punto di convergenza. Su questo punto si potrebbe creare, ripeto, non tanto una convergenza tra forze politiche, ma iniziando una convergenza tra forze popolari, che potrebbe, qualora riuscisse a rendersi efficace, a costituire veramente un cambiamento nel panorama politico del paese.